probabilmente vi sarete già dimenticati del nostro amico Stefan e del suo Amsterium, che nel frattempo ha visto molti cambiamenti. Abbiamo dovuto fare delle sistemazioni e piantare nuove piante, perché c'era qualcuno che divorava continuamente tutto. Stefan, a sua volta, ha continuato a vivere la sua vita senza sapere cosa lo avrebbe aspettato. Una mattina un mio amico mi ha portato il suo animale domestico, chiedendomi di occuparmi di lui per circa 2 settimane mentre era via. Mi ha lasciato una piccola scatola con sopra il nome del suo animale, Adolf. Cookie è leggermente scioccato da ciò che sta accadendo. Ma non si può tornare indietro e dobbiamo tenerlo per il periodo concordato. Qualcosa tintinnava nella scatola e alla fine, dopo averla aperta, abbiamo visto questa piccola creatura. Era un criceto e sembrava essere dello stesso tipo del nostro Stefan. Non aver paura, tesoro. In quel momento abbiamo pensato quello che avete pensato voi. E se lo presentassimo a Stefan? Sembrerebbe un'idea grandiosa, ma una volta ho scoperto che i criceti sono animali solitari, quindi molto raramente vanno d'accordo con i loro parenti. Considerando che Adolf è molto più piccolo di Stefan, Stefan potrebbe facilmente fargli del male. Tuttavia, questo ragazzo sembra abbastanza coraggioso e non ha nemmeno paura del gatto. Prima di presentarlo a Stefan, abbiamo deciso di dargli un po' di cibo, in modo che si rafforzi. Per l'incontro di Adolf con Stefan abbiamo preparato questa arena. Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio condurre il primo incontro in un territorio neutrale, in modo che Stefan non pensasse che Adolf volesse occupare il suo Amsterium. Lo cospargiamo di segatura, perché è una copertura abituale per loro. E dividiamo l'arena con un vetro trasparente per evitare che si attacchino per paura. Mettiamo un po' di cibo al centro su entrambi i lati, in modo che all'inizio siano distratti, ma allo stesso tempo possano vedersi. Per prima cosa facciamo entrare il nostro paffuto Stefan. Poi mettiamo il nostro nuovo compagno di fronte. Ecco la parte più divertente. All'inizio i due non si guardano. Ma dopo un paio di secondi si avvicinano entrambi al centro e iniziano a mangiare guardandosi l'un l'altro. Dopo un altro minuto, mostrano un chiaro interesse l'uno per l'altro. In fondo è la prima volta che Stefan, da quando era piccolo, vede un altro criceto. Mentre mangiano, Adolf guarda direttamente Stefan. Poi iniziano a scavare segatura l'uno verso l'altro, apparentemente intenzionati a creare un passaggio sotto questo muro. Ma poi sembrano rendersi conto di poter fare diversamente e aggirare il muro che li separa. Quindi questo è il loro primo contatto. Forse Stefan voleva lanciare un attacco preventivo contro Adolf, ma ha cambiato idea. Poi hanno iniziato ad annusarsi e Stefan ha spinto via il piccolo Adolf. Ma non c'è da preoccuparsi. Nel mondo animale queste brevi zuffe fanno parte del linguaggio di comunicazione, che aiuta a trasmettere i loro pensieri e desideri. Così gli animali chiariscono chi è dominante e chi è subordinato, costruendo la giusta gerarchia. Pochi minuti dopo, Adolf si stufa di essere picchiato e in piedi come un combattente di capoeira, contrattacca con un potente calcio rotante, facendo ribaltare Stefan sulla schiena e rendendosi conto che le cose non sono così semplici. Ma ecco che arriva Cookie e le due palline capiscono che il padre è nei dintorni e devono comportarsi bene. Anche se Adolf sembra fare qualche tentativo per dominare Cookie. A prima vista, i criceti sembrano essere diventati amici, ma ricordiamoci che ora si trovano in un territorio neutrale e che dobbiamo ancora metterli entrambi nell'Amsterium di Stefan, dove il loro comportamento potrebbe cambiare completamente. Dopotutto, questo è il territorio di Stefan. Questa volta cominceremo facendo entrare Adolf, perché non è mai stato qui prima e deve familiarizzare almeno un po' con questo luogo. Si pettina velocemente e fa un giro di ricognizione intorno all'Amsterium. Il fatto che non abbia fatto alcun tentativo di fuga e che si sia saldamente rifugiato nella capanna di Stefan dimostra che anche a lui l'Amsterium è piaciuto. Ma è arrivato il momento di conoscere il padrone di casa,
e ora vedremo se potranno vivere insieme. Facciamo entrare i due combattenti, e mentre Adolf corre tra i cespugli, Stefan occupa rapidamente la casa che gli spetta. Adolf cerca di entrare, ma Stefan gli fa capire che l'idea non gli piace affatto. Allora Adolf entra sfacciatamente in casa, e una volta dentro cerca di negoziare con Stefan per rimanere, aiutandolo anche a sistemare l'abitazione. Cookie assiste a tutto questo, probabilmente desideroso di avere un amico e un compagno tutto suo. Non essere così triste, Cookie. Forse un giorno ne avrai uno anche tu. Ma le cose si fanno ancora più eccitanti. Abbiamo installato una protezione per la fuga dall'Amsterium, insieme a una telecamera, per filmare tutto ciò che accade. Passano un po' di tempo seduti insieme nella capanna, chiacchierando nel loro linguaggio da criceti, e all'improvviso Adolf butta fuori di casa Stefan. Questo è scandaloso. Stefan è scioccato perché è la sua casa, è lui il proprietario. Ma per fortuna Adolf si rende conto del suo errore e comincia a chiedere perdono, adulando Stefan in tutti i modi possibili. La cosa è andata avanti. Tanto che dopo che Stefan è uscito per fare la cacca vicino al tapirulan, il piccolo Adolf gli è andato incontro e gli ha pulito il sedere, in modo da averlo pulito una volta entrato in casa. Poi Stefan ha fatto vedere ad Adolf come si corre sul tapirulan. Allora Adolf è entrato subito nella ruota, ma è troppo piccola perché potessero correre insieme. Non so perché, ma Adolf corre sempre dietro a Stefan. Credo che si senta in colpa per averlo cacciato di casa e ora cerca di accontentarlo in ogni modo. Forse è una specie di gesto di scuse, ma Adolf ha iniziato a scavare il terreno vicino alla casa e vicino a Stefan, scavando proprio sotto di lui. Forse voleva che Stefan ci cadesse dentro, o qualcosa del genere. Il comportamento di Adolf è diventato piuttosto strano. A un certo punto abbiamo assistito a qualcosa di inspiegabile. Quando la telecamera ha iniziato a registrare, Adolf si teneva a Stefan con i suoi artigli e giaceva accanto a lui in uno stato di incoscienza. Forse Stefan gli ha dato un pugno nello stomaco, oppure si è sentito male a causa di un malore. È difficile per me dire cosa sia successo, ma per fortuna dopo 30 secondi si è sentito meglio e si è rimesso in piedi. Tuttavia incidenti del genere non si sono più verificati e credo che questo sia proprio il caso in cui i criceti sono diventati amici, sono finalmente andati d'accordo e ora possono tranquillamente vivere insieme. Iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi.